Cerimonia di commemorazione della giornata del 25 aprile. Anche quest'anno, come da indicazioni della Prefettura, la cerimonia istituzionale si svolge in forma sobria e con un numero limitato di presenze. Procediamo ora con la deposizione della corona. Ascoltiamo il saluto del presidente dell'ANPI di Sesto San Giovanni, Lina Calvi. Buongiorno a tutti, a tutti quelli che sono messi a questa cerimonia importante, dico sono messi perché appunto il Covid non ci dà la possibilità di accogliere tutte le persone che vorrebbero partecipare. Io arrivo adesso dal memoriale dei partigiani che si trova lì in via Garibaldi. Sono stati depositati dei fiori davanti alle lapidi dove troviamo scritti i nomi dei 340 martiri sestesi. Questo è il contributo in vite umane che la nostra città ha pagato durante la Seconda Guerra Mondiale. Un contributo molto alto. Le è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare che vediamo sul gonfalone della città. Si tratta di cittadini, di lavoratori prelevati con forza dalle loro case o dai luoghi di lavoro, successivamente deportati nei campi di sterminio o uccisi nelle strade di Sesto per aver scioperato o espresso critiche nei confronti del regime nazifascista. E allora noi sappiamo che nella città ci sono molte lapidi sulle quali sono scritti i nomi dei cittadini che hanno dato la loro vita proprio per la causa contro la guerra, contro il fascismo, contro tutto quello che opprimeva il nostro popolo. Dobbiamo ricordarli questi cittadini e dimostrare quanto siamo orgogliosi di vivere in una società pacifica e solidale,
come loro auspicavano. Perché questi nomi ci chiedono ragione del loro sacrificio, vogliono sapere se è stato inutile, se abbiamo realizzato i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di solidarietà, di accoglienza, per i quali si sono sacrificati. Oggi, 25 aprile, è un giorno di festa. Questa pandemia tremenda, che ci costringe a sacrifici personali, ma soprattutto sociali, ci obbliga anche a contenere il nostro desiderio di festeggiare, come eravamo abituati a fare prima che il Covid si affermasse, con la sua portata di malattia e di morte. Oggi si ricorda la conclusione, avvenuta 75 anni fa, di una delle guerre più sanguinose e terribili, e soprattutto inutili, che l'umanità ha subito. Una guerra voluta dai sistemi nazista e fascista per affermare la loro superiorità e soprattutto quella che loro definivano la superiorità della razza ariana. Non mi soffermo sull'inconsistenza di questo concetto. Voglio però ricordare che Einstein, uno dei più importanti scienziati riconosciuti universalmente, sosteneva l'appartenenza di tutti gli uomini a una sola razza, la razza umana. Auguro a tutti noi di poter presto ritrovare la possibilità di esprimere le nostre idee di pace e di affermazione dei diritti che sempre Sesto ha affermato. Intendo dire con questo che auspico, e mi pare che siamo sulla strada che ci porta in quella direzione, che la pandemia ci renda più liberi, con la possibilità di ritrovarci, di scambiarci i nostri sentimenti. Viviamo in una città che vanta una storia importante, di questo dobbiamo essere consapevoli. Non è più una città operaia che di alcuni decenni fa, ma il futuro deve essere costruito tenendo presenti i valori che quel passato di lavoro e di sacrifici ci ha lasciato in eredità. Si tratta di un'eredità culturale che deve caratterizzare le nostre scelte future. L'ANPI, che io qui rappresento, sarà sempre vicina a chi si riconosce in questa eredità. Viva il 25 aprile, viva la festa della Resistenza e grazie a tutti. Grazie Presidente. Ascoltiamo ora la parola del Sindaco della nostra città, Roberto Di Stefano. Buongiorno a tutti quanti. Ringrazio le autorità presenti per questa importante celebrazione che per Sesto, medaglia d'oro al valor militare per il contributo alla Resistenza, assume un valore ancora più forte. Purtroppo oggi, così come lo scorso anno, siamo costretti a un 25 aprile in forma ristretta, proprio per l'emergenza del coronavirus e di questa pandemia. Ma non verrà mai meno la solennità di questa data, di questo giorno e di questo momento. Un saluto anche ai tanti che ci seguono in diretta sui canali social del Comune di Sesto. Oltre al monumento alla Resistenza, qui alle mie spalle, voglio ricordare tutti gli altri luoghi dove ogni anno deponiamo le nostre corone. Il monumento ai caduti in Piazza della Repubblica, la sede del Comitato di Liberazione Nazionale all'Oratorio San Luigi in Piazza Petazzi, il cimitero monumentale, il monumento a Salvo d'Acquisto, il cippo dei giovani partigiani in via Garibaldi, il monumento agli alpini in via Piave, il monumento ai caduti del mare in piazza Marinai d'Italia, la lapide di Villazzor e tutte le altre lapidi poste in ogni via e piazza di Sesto in memoria di chi ci ha dato la propria vita per la libertà. Il 25 aprile è la festa della libertà ritrovata, la festa che ricorda la fine di una brutta guerra, la festa di un nuovo inizio per tutto il nostro paese. Ricordiamo oggi con commozione tutti coloro che hanno preso parte alla Resistenza,
a cui Sesto San Giovanni ha dato un contributo immane, con grande orgoglio e abnegazione. Uomini, donne, giovani e anziani che si sono sacrificati per la nostra libertà e per il nostro paese. Sesto San Giovanni ha pagato un tributo pesantissimo. Centinaia di sestesi furono schedati e prelevati dalle loro case e dalle fabbriche in cui lavoravano per essere deportati nei campi di concentramento. Di giorno prelevati dalle fabbriche dove lavoravano e in piena notte arrestati e strappati ai loro cari, ai loro figli, ai loro amici, ai loro affetti, con una violenza disumana. Gli veniva promesso che sarebbero stati rilasciati il giorno dopo, ma non fu mai così. Molti bambini videro per l'ultima volta i loro padri e i loro fratelli portati via durante i rastrellamenti. Molte donne non fecero nemmeno in tempo a salutare i propri mariti e i propri figli. Tanti di loro vennero picchiati e torturati. Non tornarono più a casa e sparirono nel nulla. Altri morirono più tardi in seguito alle atrocità della deportazione. Furono prelevati anche malati, invalidi e mutilati, con una brutalità senza precedenti nella storia. La dignità umana fu calpestata, umiliata e disprezzata. Ed è per questo che oggi, a oltre 70 anni di distanza, il nostro dovere è quello di tenere vivo il ricordo di quanti hanno messo in pericolo la propria vita e sono morti per la libertà di tutti noi. Un esempio che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare, perché è grazie alle loro azioni se l'Italia riuscì a risollevarsi dopo gli anni della dittatura e della violenza nazifascista. Ricordare è anche un modo per rafforzare la nostra identità nazionale e prendere esempio dall'assoluto senso del dovere, di cui furono protagonisti tutti i nostri concittadini e connazionali. È nel loro ricordo che i giovani e le generazioni future devono crescere, lottando per questi valori di libertà e democrazia che mai devono mancare in uno Stato civile. Il passato ci ricorda quanto Sesto sia un simbolo di libertà e ricostruzione. Guardiamo all'esempio dei nostri padri, cercando di essere attori coraggiosi e non semplicemente degli spettatori passivi. In questo periodo particolare voglio ringraziare ancora di più e con più forza chi resiste. Ringraziamo tutte le famiglie che, nonostante le difficoltà, tengono duro e credono in questo futuro. Ringraziamo chi si impegna ogni giorno per la nostra comunità, i volontari e le associazioni. Ringraziamo tutto il personale sanitario che non ha mai smesso di salvare vite umane e prendersi cura dei nostri malati. Ringraziamo tutte le forze dell'ordine, sempre in prima linea per la sicurezza dei nostri cittadini. Un pensiero speciale lo dedichiamo a chi non c'è più e ai tanti che stanno resistendo contro questa malattia. Grazie ancora a tutti e grazie a chi non ha potuto partecipare fisicamente a questa celebrazione. Viva il 25 aprile, viva Sesto San Giovanni, viva l'Italia. Grazie. Grazie Sindaco. Signori, la cerimonia si conclude qui. Grazie a tutti voi per la partecipazione e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Silvia Calani.